L'ordinanza del prefetto di Catanzaro Latella, che ha ratificato le decisioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che sin dalla scorsa settimana aveva suggerito lo svolgimento a porte chiuse della partita del Ceravolo di domani sera, al di là delle legittime valutazioni dei responsabili dell'ordine pubblico, rappresenta l'ennesima amara pagina che gli appassionati di questo martoriato sport si trovano costretti a sfogliare. Il divieto di partecipare all'evento per i tifosi del Messina era nell'aria da giorni, ma francamente privare una sfida di grandi tradizioni di una sia pura appena dignitosa cornice di pubblico rappresenta una sconfitta per tutti, nessuno escluso. Se la partita fosse stata programmata di domenica nel primo pomeriggio, con ogni probabilità le considerazioni del CAMS sarebbero state diverse. I responsabili dell'ufficio agonistica della Lega Pro avrebbero potuto tenerne conto, forse anche una preventiva sollecitazione in questo senso da parte dei vertici del Catanzaro Calcio, organizzatore dell'evento, sarebbe stata opportuna. Ogni lamentela posteriori è inutile e fuorviante. Il Messina ne prende atto, l'assenza del pubblico di casa, se rende meno calda l'atmosfera allo stadio, non è comunque una buona notizia, non lo è mai. Arturo Di Napoli, dopo lo 0-0 contro il Catania, vuole tornare a vincere anche in vista del temibilissimo filotto che attende i peloritani dopo la trasferta calabrese. In programma i confronti con Juve Stabia, Lecce, Akragas e Casertana. Espugnare il Ceravolo sarebbe il miglior modo per affrontare questa serie di gare, il cui esito finale sarà determinante per conoscere i destini giallorossi. Non ingannino però i 9 punti di distacco in classifica tra peloritani ed Aquile. Il Catanzaro, penalizzato da una difesa ballerina, con 14 gol al passivo, la seconda peggiore del campionato dopo quella della Lupa Castellino Romani, può contare su un organico di medio livello in cui spiccano gli ex biancoscudati Giampà, ormai prossima alla soglia dei 40 anni, e Squillace, apprezzato esterno sinistro del primo Messina di Grassadonia. Dopo un avvio disastroso, la squadra del presidente Cosentino ha lanciato nelle ultime settimane confortanti segnali di risveglio, merito soprattutto del nuovo tecnico Erra, subentrata all'esonerato d'Urso meno di un mese fa.